Se sono eccessivamente noiosa, non ce la potete più fare, eccetera, fate segno. Anche questo potete fare come segno, bene, non mi offendo. Allora, quello che vi propongo adesso, forse perché magari voi siete un pochino più stanchi, volevo finire, fare due cose, ma una parte la facciamo adesso assieme e una parte la riprendiamo oggi pomeriggio, perché oggi pomeriggio avremo di nuovo 4 ore in cui vi farò vedere questo strumento di supporto alle decisioni, molto carino, per cui ci divertiamo ad appiccicare pallini colorati. Dice, questa è pazza, sì, un po'. Quindi la continuazione del questionario, cioè il lato B del questionario, la facciamo oggi pomeriggio dopo alle 3, quando torniamo, va bene? E invece cerco di finire adesso, di farvi vedere alcune cose che sono connesse a quanto abbiamo visto finora. E cioè, abbiamo cercato di definire il turismo, abbiamo cercato di definire che cos'è la cultura, abbiamo cercato di dare una definizione di territorio, abbiamo identificato che cos'è lo sviluppo, che è diverso dalla crescita. Ora, come facciamo a mettere assieme tutte queste cose per lavorare ad una pianificazione turistica sostenibile? Per farlo... Esatto, esatto. Ma quali dati? Quali sono gli elementi da analizzare? Quindi quello che facciamo adesso è cercare di andare un pelino più a fondo rispetto alle dinamiche tipiche connesse allo sviluppo turistico nelle nuove destinazioni o in destinazioni che già sono caratterizzate dallo sfruttamento turistico e che vogliono in qualche modo rinnovarsi e pianificare diversamente la propria offerta, orientandola invece sulla sostenibilità, e cerchiamo di capire, e vi farò qualche esempio, cerchiamo di capire, e sarà in parte un riassunto di quello che abbiamo visto finora, perché alcune cose ve le ho buttate lì, ci siamo arrivati. Allora, quali sono gli elementi da analizzare? Adesso ve li piazzo tutti così. Ok. Ve ne ho indicati alcuni. Il nostro obiettivo è fare sviluppo turistico. Non sappiamo nulla o sappiamo poco del luogo in cui vogliamo fare questo progetto di sviluppo turistico. La prima cosa da fare è analizzare una delle due fondamentali variabili, e vedete che poi prima me ne sono rimbecillita, prima non ho finito il discorso, una delle due variabili fondamentali che abbiamo in qualche modo evidenziato stamattina, che sono lo spazio. Vi siete beccati la geografa, dallo spazio non vi muovete. E l'altra variabile? Esatto, il tempo. Ok? Non siamo Einstein, però. Come fare a mettere assieme tutte queste cose? Lo facciamo se teniamo in considerazione queste due variabili, la variabile temporale di cui abbiamo parlato prima, cioè l'orizzonte temporale nel quale desideriamo pianificare e ottenere risultati, e la variabile spaziale, perché gli spazi sono spazi sempre dinamici, ok? Quindi ci sono delle interazioni causa-effetto fra i luoghi e il tempo. Allora, se noi dobbiamo prendere delle decisioni, il primo step, e poi nel materiale ve lo metterò, il primo step per fare un piano di gestione, quindi un management plan di un qualsiasi cavolo di progetto, non solo quello turistico, ma qualsiasi progetto, è la conoscenza. Il primo step è sapere che cosa abbiamo in mano,
Nello specifico, quando lavoriamo sui progetti di sviluppo turistico, gli elementi fondamentali che dobbiamo avere sono questi. Natura e struttura degli spazi. Che cosa abbiamo in mano? Proviamo a farlo su Galatina. Cosa abbiamo in mano a Galatina? Come descrivereste, ecco, metto assieme le due robe, come descrivereste la natura, la struttura dello spazio urbano di Galatina o dello spazio urbano e del circondario di Galatina? O se vi è più facile, come descrivereste lo spazio del Salento? Quali sono le caratteristiche della struttura? Frammentazione urbana per urbana. È abbastanza morfologicamente abbastanza pianetante, però ci sono delle zone sicuramente morfologicamente più rocciose, più alte, che sono più giù verso le terre, la Trentina, e altre diciamo più pianeggianti che stanno verso la parte nord, diciamo. Ok, proviamo a fare brainstorming. Cosa possiamo fare di carino con una pianura? Capolavoro. E qualcuno ti sta sognando. No, sto scherzando, è un progetto turistico anzi sei capi. Sei? Un politico che ne possiamo parlare, perché c'è un politico che si sta inventando. Non ne voglio sapere di capi della. Esiste una letteratura infinita, sugli impatti ambientali dei campi da golf. Dei pazzi furiosi si sono inventati di fare un campo da golf nell'oasi di Tozeur, in Tunisia. Peccato che non c'hanno l'acqua. Peccato che non c'hanno l'acqua. Peccato che hanno prosciugato tutta l'acqua dell'oasi. No? Vabbè. È vero che qua non siamo in Tunisia. Come dicevamo ieri, i campi da golf adesso si creano copiando quelli che in questo momento stanno cercando di smantellare perché si sono resi conto che non sono più sostenibili da poter utilizzare. Esatto. Lo sai, lo sai che è un politico colonialista. Senza fare male, ma uno funziona, se ne facciamo sei funzionano in circuito, cioè praticamente un giocatore da golf va da Gaia Golf Blend, che è quello che sta fallendo, ma poi fa il giro degli altri 5-6, quindi sì. Questa è stata l'idea turistica di un politico salentino. Non fare il nome, non sei felice, attenzione, cioè ci appare sei altre cose, questo normalmente era legato alla. Allora, questo, tanto per tornare agli anni 50, questo mi ricorda un'altra roba, ed è, se volete, trasferito sul settore turistico, ma più in piccolo, la classica politica dei poli di sviluppo. Allora, questo paese dimenticato in cui ci è capitata l'avventura di nascere, di vivere e di dover, come dire, combattere quotidianamente la nostra lotta per la sopravvivenza, ha avuto una storia, uno sviluppo industriale abbastanza particolare, concentrato quasi esclusivamente sul triangolo industriale del nord-est, Genova, Milano, Torino, d'accordo? E poi, cercando come sempre di copiare gli altri, ma copiando in modo poco intelligente, cioè copiando non il risultato finale imparando dagli errori degli altri, ma copiando tutto il processo e quindi rifacendo tutti gli errori, come gli abelinati, come direbbero a Genova, che cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati la politica per il mezzogiorno. Come funzionava questa politica per il mezzogiorno? Era basata su una teoria di un signore che si chiamava Perrou, penso sia morto, che era un ministro francese dell'economia negli anni 50 e 60.
il quale aveva teorizzato che lo sviluppo economico, inteso come crescita ovviamente, perché quello era l'ambito culturale dell'epoca, lo sviluppo economico si raggiungeva con grossi stabilimenti industriali. Laddove nasceva la grande industria ci sarebbe stato sviluppo economico, l'indotto e quant'altro. Okay? Questo signore si rese conto ben presto e lo fece in Francia. Si rese conto ben presto che anche in Francia questo tipo di politica era claudicante, aveva delle grosse difficoltà, nonostante la struttura statale francese, infrastrutturale, morfologica del terreno, non hanno l'Appennino che taglia a metà tutta l'Italia, in Francia si va rapidamente col TGV dappertutto, non devono scavare tunnel da nessuna parte, schiaffano giù una linea di alta velocità e vanno ovunque. No, ok? Abbiamo scavato una galleria, ma Va bene, questo signore a un certo punto ha detto no, forse mi sono sbagliato, così non funziona, i poli di sviluppo funzionano se c'è un substrato territoriale che risponde. Ok? Bene, in Italia negli anni 50 e 60 che cosa si sono inventati? Si sono inventati i grandi poli industriali, nascono in quel periodo... Melfi... In Sicilia, Gela, il petrolchimico, sì, e nasce anche nel nord-est, che era un nord-est povero, agricolo, eccetera, Porto Marghera. Ok. Apro una parentesi, scusatemi perché divago, e poi torno sui poli di sviluppo. Perché la politica dei poli di sviluppo è esattamente rimasta la stessa anche quando si decidono le grandi opere infrastrutturali. Siamo sempre lì, ok? E anche quando si decidono opere infrastrutturali per i servizi turistici. È esattamente la stessa idea. Allora, se tu non fai un'analisi territoriale di quello che c'è lì, e quello che c'è lì è tutto, le tue risorse territoriali, ma anche le tue risorse umane, chi c'è che abita in quel posto? Qual è l'età media della popolazione? Che formazione hanno? Se tu hai bisogno di gente che ti lavori in quel settore, peschi da quel bacino di utenza o devi far venire da fuori? Ok? Tutta una serie di domande che nessuno si fa mai. Nessuno. Facciamo! Perché? Perché siamo un paese di palazzinari, fondamentalmente. Scusate. È in streaming? No, lo stesso. Allora, lo dico, pazienza, mi assumo la responsabilità delle mie affermazioni. Ne dico di peggio a lezione, quindi lo stesso. No, non è grande. Ogni tanto appunto mi trattengo a stento dalla bestemmia, quindi gli studenti ormai sono abituati, no, non è grave. È la stessa identica cosa, cioè il campo da golf... Ha senso dove e come e quando e in quale contesto? Ok? Allora, il campo da golf può avere senso vicino a una marina, un porto nautico dove hai un bacino di utenza di livello medio-alto, perché il golf non è uno sport per tutti dal punto di vista economico. Esatto. Ok? Ha senso vicino a un aeroporto, se proprio. Ha senso se non hai problemi di approvvigionamento idrico, magari. Magari si vive un po' più spesso rispetto alla domicilia. Ecco, no? Torno ai poli di sviluppo. Porto Marghera. Cosa succede negli anni 60 a Venezia? A partire dagli anni 60, Venezia. Io non c'ero ancora. Cosa succede a Venezia a partire dagli anni 60? Non ho più idea. Siete mai andati a Venezia? Bene, quale sarebbe l'esperienza?
l'esperienza veneziana qua qua alta, bene. Ma ci sei stata qua? Sempre stata la qua alta, o comincia la grazia inizia, comincia la settimana. L'acqua alta c'è sempre stata, ma la frequenza dei fenomeni di acqua alta comincia ad essere molto più elevata negli anni 60. Cosa succede negli anni 60? Allora, due cose assieme. Il sistema laguna è un sistema fragile. Fanno Porto Marghera, che è dentro alla laguna. Come facciamo a far entrare le navi petrolifere, che sono delle navi gigantesche, dentro la laguna? Apriamo due belle bocche di porto. Prima ce n'era una sola, adesso ce ne sono tre. Apri le bocche di porto e quindi tagli la parte di sabbia, di sedimento sabbioso che protegge la laguna. Cosa succede? L'acqua apre il rubinetto, ok? Primo fattore. Secondo fattore, Venezia appunto è un ecosistema fragile, tutto il sistema delle isolette, dei canneti, eccetera, controlla il livello dell'acqua in laguna. Devastati completamente. Devastati perché Porto Marghera, con tutti gli sversamenti di materiali inquinanti, eccetera, ha ammazzato un certo tipo di fauna, la flora fa più fatica a rinnovarsi, eccetera, eccetera. Terzo fattore. Venezia, da sempre, è un cantiere aperto. Ed è un cantiere aperto perché bisogna dragare i canali. E quando hai finito di dragare da un lato, devi ricominciare, perché ci impieghi circa 20 anni a dragarli tutti. Perché hai tutti i sedimenti. In più, con le due bocche di porto aperte, hai ancora più sedimenti. E c'è una società veneziana che si occupa di questa cosa adesso, che è in piedi dalla fine degli anni 90, perché fra gli anni 60 e la metà, l'inizio degli anni 80, nessuno più ha dragato mezzo canale a Venezia. Ok? Quindi, questa era la parentesi sul polo di sviluppo. Però per dire che quando si fanno questo tipo di politiche di sviluppo industriale, quello che serve, quello che dovrebbe essere fatto, sono delle analisi costi-benefici. Mettiamo ben tutto assieme. Che cosa mi porta in positivo questo stabilimento? Che cosa mi porta in negativo? E ci sono i presupposti perché tutto funzioni? Punto di domanda. Lo stesso tipo di ragionamento lo dovremmo fare quando facciamo un investimento sul settore turistico, soprattutto se significa investire in infrastrutture e in infrastrutture che restano come un campo da golf. Allora, dicevamo la pianura. Cos'è? È mezzogiorno. No, a Bolzano a mezzogiorno suona la sirena. No, è vero, tutti i sabato, no, solo il sabato però, solo il sabato. Il sabato a mezzogiorno suona la sirena in tutta la città ed è la sirena, fanno l'analisi del funzionamento della sirena, quella del, non so, coprifuoco, scappate tutti. Che io mi dico, ma se una volta questa suona che non è sabato a mezzogiorno, la gente cosa deve fare? Tutti in strada? Ma vabbè, comunque. No, infatti, cioè, tutti il sabato a mezzogiorno, vabbè. Se poi la sfiga capitasse a sabato a mezzogiorno, nessuno fa niente, perché tanto è l'esercitazione, dici, va bene. Allora, torniamo alla nostra pianura. Tutti quelli che vengono in Salento. Tutte ste strade? E manco mezza pista ciclabile avete. E prendete una cavolo di strada e trasformatela in una pista ciclabile. Lì sì. No? Perché aspettano i fondi europei. Allora, non lo so, esempio, ipotesi, no? Abbiamo un territorio pianeggiante, le attività ludiche, ricreative che possono essere fatte su un territorio pianeggiante sono fra le più diverse. Dal campo da golf, dove però servono anche le collinette,
a attività sportive di vario genere. Allora, se noi facciamo, che ne so, non c'è Roberto, mi sono persa Roberto. Con Roberto, eccolo qua, ironizzavo, e ne parlavo prima con, anche forse con qualcuno di voi, ironizzavo su un fatto, no? Lui mi, Roberto mi diceva, ma noi non so, ci sono varie possibilità, varie attività da fare, gli ho detto, mettete su un allevamento di ciuchi. Mettiamo su un allevamento di asini. Perché? Perché? Perché nei prossimi anni tutti i fondi comunitari sulla coesione territoriale, che sono la quantità di soldi maggiore che arriverà sui territori italiani e a cui potremo accedere, non saranno più né sulla cultura, perché li abbiamo spesi male e ci hanno bastonati, né sul turismo. Saranno sullo sviluppo rurale. Questo non significa che non possiamo fare turismo e che non possiamo fare cultura. Faremo sviluppo del turismo rurale o del turismo culturale rurale. E quindi ironizzavo con lui e dicevo, mettete su un allevamento di ciuchi, ve lo finanziano totalmente e fate il giro del Salento in groppa al mulo. Non lo so, cioè, sto dicendo delle cose provocatorie, però... Giusto per farvi capire che la creatività e l'innovatività nel settore turistico dipende da tantissimi fattori. Andiamo a recuperare quali sono le tradizioni o qual è nell'immaginario di chi visita il Salento quello che lui pensa essere l'autenticità. Ha detto bene lei, la gente arriva e dice ma non pensavamo ci fossero tante strade. L'idea che hanno in testa le persone è di una Puglia ancora arretrata, come può essere arretrato il Sud Italia. L'immaginario del Sud Italia è di una profonda arretratezza dal punto di vista dell'infrastrutturazione. Qui non è così perché la Puglia se la cava fra le regioni del Sud, è quella che se la cava meglio. Però proviamo a cercare di sfruttare in positivo questa cosa. Quella del ciuco è una provocazione, in realtà una cosa bellissima sarebbe quella delle biciclette. Perché le biciclette? Perché quelle sono una mobilità più che sostenibile per i residenti, prima di tutto per i residenti. Se si riesce a sviluppare una cultura della mobilità su due ruote per chi abita quel luogo, è già perfetto, eh? Hai le infrastrutture che servono e poi cosa fai? Vai a copiare i romagnoli. I romagnoli che sono un passo avanti, non avendo niente, sono, come dire, hanno delle alzate di ingegno, no? Si sono inventati ormai 10 anni fa i cosiddetti bike hotel. Cos'è un bike hotel? È una sorta di consorzio di piccoli alberghi che si sono attrezzati con una serie di accorgimenti particolari, quindi delle convenzioni con dei meccanici di biciclette, mi viene in mente grenier adesso, ma come si dice in italiano, un deposito dove i cicloturisti possono lasciare totalmente in sicurezza le proprie biciclette, un servizio di lavanderia espresso con particolare attenzione ai tessuti tecnologici che ormai questi cicloturisti fanatici si mettono addosso e che devono avere pronti, lavati, asciutti, stirati il giorno successivo. Un servizio di proposta di itinerari con le altimetrie. Adesso ci sono le app sul cellulare che ti fanno le altimetrie di tutto, non ci vuole niente. Un servizio di ristorazione dedicato con più proteine, meno proteine, più carboidrati, meno carboidrati, a seconda delle necessità. La bustina di Polase in camera da letto al posto, ok? Ve la sto facendo un po'... Però che cosa significa questo? Che tu caratterizzi una catena di servizi di accoglienza sulla base delle abitudini di queste, quelle che non mi ricordo come si chiama, ma un collega esperto di marketing esperienziale definisce le tribù verticali, cioè sono dei gruppi di persone, dei potenziali mercati che scelgono una destinazione perché lì si ritrovano a fare qualcosa.
i bikers, i camperisti, chi più ne ha, anche i golfisti, chi più ne ha più ne metta, d'accordo? E in realtà qui gli itinerari sarebbero favolosi, la costruzione di un itinerario ciclabile, se ci fosse poi appunto una rete di piste ciclabili o di corsie preferenziali per le biciclette, quello che si riesce a fare con quel tipo di turismo è la destagionalizzazione, ad esempio, perché di sicuro non ci vieni ad agosto a fare il giro turistico della Puglia se non vuoi stramazzare morto sotto al solleone, giusto? E probabilmente invece ci vieni in primavera e guardate che clima che c'è, magari sarà contingente, però... Cioè, sì, anche. Però questo significa avere che cosa? Un fortissimo collegamento fra enti pubblici e imprenditoria privata. E il vero nodo, il vero problema è questo. E cioè la capacità di pianificare sul lungo periodo che deve essere quella che ha il settore pubblico. E la capacità di fare quella cosa che l'imprenditoria italiana, e anche questo sono in streaming, me ne frego, che l'imprenditoria italiana non ha mai fatto, e cioè assumersi il rischio d'impresa. Perché qui siamo tutti bravi ad assumerci il rischio d'impresa se è il pubblico che paga. Potevo dirlo? No? L'ho detto lo stesso, chi se ne frega. Scusate, ogni tanto mi parte la vena sul comizio e... mi devo riavere. Allora, l'analisi della natura della struttura degli spazi è il primo step, quello che ci può far venire in mente delle cose da fare, ok? Io ne ho suggerita una, ma non conosco la realtà, quindi può non avere nessun senso perché magari ci sono dei problemi oggettivi di altro genere, tipo non ci sono i meccanici delle biciclette, non lo so. Secondo punto. La struttura sociale della popolazione locale, perché chi fa accoglienza, diretta o indiretta, cioè quando io arrivo, chi mi accoglie è sì l'albergatore, ma anche una categoria temibile, i tassisti. I tassisti sono la prima persona che si incontra di solito, ok? Nelle grandi città. Poi dipende, forse qui non sono i tassisti, ma può essere il panettiere, il verduraio, il vigile urbano o il signore con la coppola che sta seduto sulla panchina, ok? Ecco, perfetto, va bene. Che poi paradossalmente nell'immaginario degli stranieri queste cose, cioè quello che noi identifichiamo come cose insostenibili, quelli parcheggiati in seconda fila, la gente che guida male, eccetera. Un collega, Rémy Knafou, un collega francese, professore emerito alla Sorbona, l'ultima volta è venuto a Rimini, ma si era fatto una sorta di tour dell'Italia in macchina, è arrivato con gli occhi fuori dalle orbite dicendo, ma come caspita guidate, no? Tutti in seconda fila, gente che ti sorpassa da destra, un disastro, poi mi guarda e fa, però questo fa parte dello charme del paese. Charme del paese? Cioè, cosa stiamo dicendo? Fa parte dell'inciviltà, forse. Sì, sì, cioè lui, esatto. Pittoresco, sì. È la differenza fra turismo e immigrazione. Questa è una citazione da una barzelletta di Guccini. Incontro Guccini, è un amico, sono amica della moglie, sul treno per Porretta Terme. E parlavo, c'era con me una mia studentessa, una mia laureanda, si chiacchierava, ero appena tornata dall'Africa, era qualche anno fa, e mi fa, ti devo raccontare questa barzelletta. Va bene, beh, c'è un signore che muore e arriva da San Pietro e San Pietro gli dice, bene, dove vuoi andare? Te ne vuoi andare in paradiso, è la scelta, oppure se vuoi
vai a dare un'occhiata giù, vedi com'è. Cioè, vai in paradiso, cioè, io sì, sono stato bravo, vado in paradiso. Tutti i cherubini che cantano, una noia mortale. Cioè, ma fammi andare a vedere cosa succede all'inferno, no? Va giù, sta giù una settimana, donnine discinte, mare turchese, cocktail, un godimento totale, torna da San Pietro e dice: San Pietro, i cherubini sono simpatici, però io vado giù, non c'ho voglia di andare a stare tutto il resto dell'eternità in mezzo ai cherubini. Va all'inferno e spuntano fuori i diavoli, lo smartellano e girano frustate. E detto, beh, ma cosa è successo? Prima era tutta una cosa paradisiaca, è la differenza fra turismo e immigrazione. Questa era. Ok, allora la struttura sociale della popolazione locale, perché? Perché è quello che vi dicevo prima, cioè avete bisogno di sapere se il vostro bacino di potenziali lavoratori c'è, non c'è, è formato, non è formato, che età media hanno, sono più donne, sono più uomini, che tipo di capacità di interazione hanno col pubblico. Quindi dovete sapere che cosa avete a mano. Vabbè, lasciamo stare perché comincio a essere stanca, poi gli esempi semmai ve li continuo a fare dopo. Modalità del processo di turisticizzazione. Cosa significa? Che cos'è la turisticizzazione? E che differenza c'è fra turisticizzazione e turisticità? Sono stanca io, ma anche voi cominciate a essere brasati. Esatto, le modalità con cui il turismo si è sviluppato in una determinata località. Perché se noi abbiamo in mente di fare sviluppo turistico, dobbiamo sapere che cosa è successo prima e perché le cose sono andate in un certo modo. Cioè, quali sono stati i fattori che hanno influenzato quel tipo di sviluppo turistico? Ok? Non so, generalizzando al massimo, vi posso dire che Rimini, ad esempio, è la tipica località che ha seguito la curva di cui parlavamo prima, di Butler, dello sviluppo di una destinazione turistica, no? Cioè il ciclo di vita. Invece la Puglia, negli ultimi 10 anni ha avuto una spinta fortissima in termini di arrivi, con tutto quello che questo comporta anche dal punto di vista delle conseguenze, degli impatti negativi. La proprietà delle strutture ricettive. Allora, quando fate un progetto di sviluppo turistico, fate sostanzialmente un'analisi degli stakeholder. Cioè, quali sono gli attori che partecipano alla pratica turistica? Dal lato dell'offerta, dal lato della domanda. Ok? E dal lato dell'offerta, gli albergatori sono un attore chiave. Chi sono gli albergatori dell'area? Ci sono multinazionali? Sono alberghi invece a conduzione familiare? Che è l'unico, ma questa poi è un'anomalia tutta italiana, nel senso che da noi le multinazionali fanno molta fatica a penetrare il mercato alberghiero. E non c'era l'hotel Tiziano dei Congressi a Lecce anche? Ma non è una multinazionale, no? Una holding? È un privato? Esatto. E soprattutto voi avete sulla Puglia. Poi ditemi però se sbaglio, perché ho ovviamente
La Puglia un po' la conosco, però la conosco in maniera indiretta attraverso i miei studenti che fanno ricerca sul terreno. Io ricerca in Puglia non sono ancora mai venuta a farne. Avete una struttura dell'offerta ricettiva molto diffusa, perché c'è ad esempio tutta la catena delle masserie riconvertite in agriturismi, cioè ci sono state ondate diverse, mi sembra. Una decina d'anni? Gli agriturismi invece un po' di più. Addirittura c'era, se non ricordo male, una decina d'anni fa uno dei miei ex studenti, che era di Tricase, e che aveva fatto un'analisi abbastanza interessante su questo fenomeno degli agriturismi, perché sostanzialmente diceva che solo una parte effettivamente aveva lavorato, una parte consistente aveva utilizzato i fondi per ristrutturare e aumentare il volume abitativo, non aveva mai aperto l'attività agrituristica e poi si era di fatto fatto la casa per il figlio, nipote, quant'altro, dentro al... vabbè, anche questo è tipicamente italiano. Farà parte dello charme anche questo? Non lo so. Vabbè, comunque la proprietà delle strutture ricettive è fondamentale, soprattutto se si lavora nei paesi in via di sviluppo, perché il vero problema è che quando lavori nei paesi in via di sviluppo e ti ritrovi ad avere nel parco alberghi quasi esclusivamente delle multinazionali, significa che tu le ricadute locali economiche non le hai, perché tutto l'indotto e quello che viene generato come redditi, eccetera, torna alla casa madre. E di solito chi lavora negli alberghi delle multinazionali, le fasce alte del management sono straniere, non sono mai... quelle locali. Cosa succede quando si ha sviluppo turistico? Allora, si ha un fenomeno tipico che è quello del richiamo demografico. Cosa significa? Significa che quando si sviluppa una nuova località turistica, quella località turistica fornisce opportunità lavorative e quindi attrae popolazione. In alcune località questo è un fatto estremamente positivo. Può essere ad esempio un fattore di rivitalizzazione dei centri storici. E ne parlavamo ieri sera, dipende molto però a che punto del livello di gentrificazione si è arrivati. Sapete cos'è la gentrificazione? È un fenomeno, allora, il fenomeno tipico delle città, se volete vi faccio l'esempio di Bologna. Il centro storico di Bologna per un certo periodo, che è molto grosso, per un certo periodo è stato quasi del tutto abbandonato, perché la popolazione residente ha deciso che voleva la casetta indipendente, con un pezzo di giardino, con migliore qualità della vita, e quindi si è spostata fuori nei comuni della cintura bolognese. C'è stato un processo di vendita e, fra virgolette, svendita anche degli immobili del centro storico, soprattutto degli immobili pubblici gestiti dal comune, e il centro storico è diventato il centro storico delle banche e degli uffici, in qualche modo. Dopodiché c'è stata un'ulteriore fase evolutiva in cui alcuni quartieri particolari del centro storico sono stati riscoperti dalle giovani generazioni, che hanno deciso di ritrasferirsi all'interno della cinta urbana, investendo in... A Lecce è successo così? Ecco. Investendo nella ristrutturazione dei palazzi. E questo può succedere molto più rapidamente se c'è un'operazione di sviluppo turistico. È quello che sta succedendo e che è successo ad esempio a Genova. Genova è tipicamente... Che immaginario avete voi di Genova? È una città d'arte? Scusate, salto un po' di palo in frasca, ma perché vi vedo anche un po' stanchi. No,
Allora. Adesso ci impiego 2 minuti a trovare. Siamo dei centri storici, 2 anni di lavoro, no? Il più grande d'Europa. Il piccolo. Andiamo a guardare. Al quale? Allora. Sei incantato. Questa è Genova, vedete tutti? Sì. Ok, Genova vista dall'alto, col porto antico, i forti. Questa parte che vedete più squadrata è la parte nuova, classico quartiere di epoca fascista. Qui vedete il porto antico con il Bigo. E sulla destra l'acquario, queste foto sono un po' datate, lì sulla sinistra questo edificio lungo sono gli ex magazzini del cotone, e quindi è Genova dopo le Colombiadi del 92. E questa piazza centrale è De Ferrari, e questa torre rosa e grigia è la torre di Renzo Piano del teatro Carlo Felice. Scusate, mi metto così magari vedete di più. E vedete che ci sono, questa è la visione, la nave Italia, che è un pezzo, adesso non c'è più, è stata spostata, è stato ampliato con un altro coso, un padiglione dell'acquario. E questo è il centro storico di Genova, vedete, è un centro storico fortemente imbricato, cioè costruito con pezzi sopra pezzi. Ed è... Una parte in particolare, allora c'è il centro storico che è quello meno visitato dai turisti, che è la parte medievale, meno conosciuta, e poi c'è invece la parte rinascimentale che adesso è più conosciuta. Questa è la cattedrale San Lorenzo e questa è la vista dall'alto di un sito UNESCO. Perché è il Strada Nuova, che è, Strada Nuova e Palazzi dei Rolli sono stati iscritti nel 2006 sulla lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, perché sono una lottizzazione rinascimentale dal 1300 al 1500 di palazzi nobiliari che servivano ad ospitare, o perlomeno di cui le famiglie proprietarie davano la disponibilità per ospitare le delegazioni diplomatiche che venivano a visitare la Repubblica, ok? E sono stati copiati da Rembrandt e riprodotti ad Anversa. Sono ricchissimi, non si vedono bene da fuori perché sono stretti fra i carruggi genovesi, e hanno un sistema, vedete che sono dei sistemi di giardini pensili, terrazzi, atri, scaloni, delle cose incredibili. Questo è Palazzo Reale, questa è Strada Nuova, questo questo in primo piano è il palazzo della Deutsche Bank, e più in fondo quello che si vede giallo invece è Tursi, è la sede del comune. Ecco, questo è Tursi, questo è Palazzo Lomellini. Chi di voi ha questa immagine di Genova? Nessuno? Ok? Io qui. Questa è via San Lorenzo. Non dite che a nessun genovese che è in stile pisano perché non vi rivolge più la parola. Questa è Palazzo Spinola di Pellicceria. Questo è il museo di Palazzo Reale. Questo è Palazzo Reale. Questo è, non mi ricordo come è, Piazza delle Fontane Marose, ma non mi ricordo come si chiama il palazzo.
E questa è una ricostruzione della facciata, perché la facciata non si vede mai così, non c'è spazio abbastanza per vedere le facciate in questo modo. Questi sono i sistemi interni di arcate e quant'altro, gli scaloni. E sono circa 143 palazzi nel centro storico e sono, come tutti i palazzi genovesi, come tutti i palazzi genovesi sono un melting pot totale, nel senso che la maggior parte di questi palazzi sono privati e sono dei condomini dove nei bassi ci sono le prostitute, poi mano a mano che si sale di piano si arriva all'elite genovese con appunto affreschi e cose di questo genere. Questo è Palazzo Reale, questa è la galleria degli specchi di Palazzo Reale, niente da invidiare alle regge sabaude. Questo è Palazzo Rosso, anche questo è Palazzo Rosso. Non si promuove benissimo. Ma chi va a Genova per l'acquario. E però volevo, se riuscivo, farvi vedere invece un palazzo, l'interno adesso. Non me ne frega niente di iTunes. No, Castello d'Albertis non è un palazzo dei Rolli. Castello d'Albertis è recentissimo, è della fine dell'Ottocento. Allora, PowerPoint. Vediamo. Scusate, cerco un attimo. Ok, vi faccio vedere questa foto. Questa è una residenza privata. Quindi a Genova c'è di tutto, ma è tutto nascosto. Allora, non mi ricordo perché vi ho fatto vedere sta roba, perché poi saltando di palo in frasca. Allora, la cosa interessante di Genova è questa. E cioè che sono stati furbi abbastanza. Ah sì, perché vi parlavo dei processi di gentrificazione, per quello che vi ho fatto vedere Genova. Sì, vabbè, allora. Che c'è? No, la gestione del centro storico, ovviamente, quello a cui volevo arrivare è appunto questo, e cioè nei processi di gentrificazione l'investimento sulla promozione per il turismo culturale della città che Genova ha fatto nell'arco degli ultimi 20 anni, dal 92 fino ai giorni nostri, con una serie di investimenti dall'esterno molto forti. Poi stiamo parlando di una città comunque di 600.000 abitanti, quindi è comunque un grosso centro. Utilizzando un sacco di fondi europei, è l'unica città italiana che ha avuto per 2 volte consecutive, ha vinto dei progetti nel programma Urban, fondi per il G8, fondi per le Colombiadi, fondi, sì, ma perché Genova è un laboratorio sociale molto particolare, cioè se... Allora, alcune cose, se riesci a farle passare a Genova, vuol dire che vanno bene per il resto dell'Italia. Perché sono, vabbè, poi a pranzo, quando non sono in streaming, vi racconto un'altra roba. È abbastanza inquietante. Però Genova, sì. Allora, una domanda, così per avere la risposta. Perché quindi comunicano la loro immagine, quella dell'acquario di acqua, e non è valorizzato questo che ci sta facendo vedere?
Allora, questa è una strategia, diciamo così, su due binari. Nel senso che hanno investito tantissimo sulla valorizzazione del turismo culturale, ma questo investimento dal punto di vista promozionale è stato quasi tutto sui mercati esteri. E infatti gli arrivi, facevo l'esempio, varie cose che sono successe, 2004 Genova città europea della cultura, 2006 iscrizione del sito UNESCO, eccetera. A luglio del 2006, quando c'è stata l'iscrizione del sistema dei palazzi dei Rolli, c'è stato un incremento dei flussi di turismo internazionale registrato negli alberghi, quindi sottostimato, ok, del 26%. Cosa significa questo? Che tutta la politica promozionale della città è tutta sull'esterno. È quella che gestisce tutto il fronte mare del Porto Antico con l'acquario, il Bigo, i magazzini del cotone, il Galata Museum. Non mi ricordo più l'Eco Bowl, insomma. La bolla di Renzo Piano, quella dove c'è dentro un microclima tropicale, quel che è, come si chiamano, con i colibrì e tutto il resto. La Costa Edutainment, che è un operatore privato, gestisce invece il Porto Antico e quello lavora non sull'internazionale, lavora sul nazionale. Lavora sul nazionale prevalentemente sull'escursionistico, quindi su escursioni giornaliere, lavora su permanenze brevi di una notte con la promozione di attività tipo una notte all'acquario, cioè prendi i bambini, ma ha un target completamente diverso rispetto al target turismo culturale. Ok? Allora, lì c'è poi... ce la possiamo discutere. Nel senso che sì, è crescita sicuramente, non è sviluppo, però al tempo stesso, ad esempio, l'acquario lavora a stretto contatto con la Capitaneria di Porto, lavorano sul parco dei cetacei, lavorano in joint con joint venture con il Parco delle Cinque Terre. Quindi un minimo di interazione c'è. È chiaro che l'acquario è business is business, ok? Cioè l'approccio dell'acquario è quello. È il catalizzatore maggiore, i grandi flussi arrivano sull'acquario. Genova si è persa la Costa Crociere. MSC arriva a Genova e anche lì siamo sulla quantità, non sicuramente sulla qualità. Si è persa Costa Crociere che imbarca a Savona, anche lì come al solito per, come dire, diciamo insipienza amministrativa e politica, scarsa furbizia, e siamo però su prodotti che sono prodotti di turismo di massa effettivamente, okay? Non è certo una forma di sostenibile di turismo, però la cosa interessante potrebbe essere utilizzare quel tipo di attrattore per poi promuovere la città in un altro modo. Su Genova questa cosa è resa particolarmente difficile dal fatto che questi palazzi sono nel centro storico. E il centro storico di Genova, qual è il vostro immaginario del centro storico di Genova? Di un posto dove vai e ti lamano con un coltello, o no? Più o meno. Ok, poi non è così. Bisogna sapere dove non andare. Sì, poi in realtà non è così, c'è una strada che crea problemi, che è via 3, ma che è... se uno volesse fare proprio tourism out of the beaten track, quello sarebbe il posto ideale, perché è la strada della mala da sempre. E ci faresti dei prodotti di dark tourism fantastici. L'esperienza di essere derubato qua con quelli del posto. Non so, è un'emozione. Esatto.
Vabbè, comunque vi ho raccontato questa cosa di Genova perché su Genova i fattori di questo processo sulla gentrificazione è molto evidente. C'è stato una decina d'anni fa allora, è stato molto difficile la fase di espulsione dei residenti storici. Per fortuna su Genova non è avvenuta come sugli altri grossi centri urbani italiani. Proprio perché è fatta così, cioè le vecchiette che stanno al secondo piano dove non arriva mai la luce ci sono ancora le prostitute nei bassi, anzi i trans, che oltretutto hanno una funzione sociale perché tengono puliti i bassi e quindi nei bassi non ci vanno i topi, perché sennò ci sarebbero i topi così e che salgono fin chissà dove. Ma, e non solo per quello, cioè fanno parte in qualche modo della princesa di De André. Cos'altro succede quando c'è questo processo di richiamo demografico? Allora, inizialmente quindi c'è un richiamo verso la località che vede lo sviluppo turistico. Nuovi fattori di urbanizzazione, quindi si attrae sempre di più. Però cosa c'è? Un fenomeno di speculazione edilizia, aumentano i prezzi delle case perché i visitatori da fuori comprano sulla località turistica e questo espelle di fatto le popolazioni residenti storiche che spesso non hanno lo stesso potere d'acquisto di chi viene da fuori. Okay? Aumenta la densità della popolazione e questo richiede anche un rinnovamento nelle infrastrutture. Dal punto di vista positivo ci può essere che c'è un arresto delle partenze se la destinazione di cui stiamo parlando è una destinazione magari che soffre di alti tassi di emigrazione, perché creo nuove opportunità di lavoro. Poi cos'altro dobbiamo provare ad analizzare? Ok. Salve, arrivederci. Confesso che comincio a essere un po' stonata, ne sto parlando troppo. Allora, altro elemento, altro indicatore da analizzare, l'occupazione turistica. Come è caratterizzata adesso l'occupazione in quella determinata località su cui io voglio investire con un progetto di sviluppo di turismo? Quanti posti di lavoro diretti ci sono attualmente nel settore turistico? C'è spazio per ampliare ulteriormente il numero dei posti di lavoro diretti? Quanti posti di lavoro indiretti o indotti? Che differenza? Del settore complementare, tipo ristorazione. Del fatto che ci sia l'industria turistica. Tipico esempio di industria manifatturiera indotta dalla presenza del turismo di massa è il distretto delle macchine per la lavorazione del legno della Val Marecchia, che è la valle del fiume che arriva a Rimini. Nella Val Marecchia c'è un distretto di specializzazione produttiva proprio nei macchinari che lavorano il legno. Perché questo? Perché ci sono 3.000 hotel sulla costa, questi 3.000 hotel hanno bisogno degli infissi e dell'arredamento. Quindi dove produco infissi e arredamento? Dove produco l'esdraio? Dove produco gli ombrelloni che metto in spiaggia? Li producono nell'entroterra. Questo processo ha fatto sì che si sia creata una forte specializzazione manifatturiera nella lavorazione del legno e da lì sia nata la specializzazione sulle macchine che servono a lavorare il legno, legato anche al fatto che esiste nella Romagna un fortissimo distretto della meccanica. Okay? Questo è il classico esempio dell'indotto. Nasce una specializzazione produttiva con esportazioni in tutto il mondo dei macchinari per la lavorazione del legno a causa della presenza di una destinazione turistica di massa.
aumenta per forza di cose l'occupazione del terziario, e questo significa che succedono delle altre cose negli altri settori, cioè c'è un calo progressivo o c'è un salto di numero di occupati nel settore primario e nel settore secondario. Poi dopo lo vediamo. Problema legato alla stagionalità. Il vero problema del turismo è che il turismo non è vero che è la panacea di tutti i mali, perché se è fortemente stagionale significa che io creo dei lavori temporanei, ok? Stagionali, e che impongo alle popolazioni che vivono lì delle problematiche molto specifiche. Provate a pensare all'approvvigionamento di acqua, alla questione delle fogne. Su Rimini, ad esempio, è un disastro. C'è un problema grossissimo perché le fogne devono essere attrezzate, cioè devono avere un diametro sufficiente a gestire la presenza di 3 milioni di persone in un posto dove ce ne stanno 300.000 durante il resto dell'anno, e poi durante il resto dell'anno non c'è abbastanza portata per scaricare le fogne, il che significa che ogni volta che piove tutto va a mare e poi i windsurfisti finiscono in ospedale con la gastroenterite. È successo, sì, l'anno scorso è successo. Formazione del personale. Ho sul territorio in questione dei centri di formazione rispetto al mio progetto di sviluppo turistico, di quali professionalità ho bisogno e dove le vado a pescare? C'è chi me le forma? Ho gli istituti alberghieri, sono di buona qualità, chi formano? Formano cuochi, formano commis di cucina, formano invece personale di desk office. Ho la parte legata al management, se non ce l'ho dove la vado a pescare? Oppure riesco a fare degli accordi incrociati con degli istituti di formazione che mi assicurano la presenza di personale specializzato? Quello di cui parlavamo prima, cioè le prime persone che incontriamo, no? Quando andiamo in vacanza, la professionalità di quelle persone, oltre alla loro accoglienza, sono uno dei due fattori fondamentali della fidelizzazione. In un posto torno se mi hanno trattato bene, se mi hanno fatto un sorriso e se mi hanno fatto sentire a casa mia. Ok? Se uno è perfettamente professionale, come mi è successo 2 settimane fa che ero in Olanda, Wageningen, mi fa arrivare in albergo e mi fa pagare in anticipo, a me viene voglia di sputargli in un occhio, ok? E di non andare a mettere mai più piede in quel posto lì. Delle cose che pagare in anticipo. Senza senso. Impatti. Che tipo di impatti possiamo avere? Come tutte le cose, il turismo non è neutro e non ha solo impatti positivi. Gli impatti più evidenti sono invece gli impatti negativi. Posso avere impatti positivi se io ho un substrato culturale forte, se ho una società, una collettività coesa, se ho capacità imprenditoriali, se sono in grado di approfittare della pratica turistica perché mi dà occasioni di reddito con attività parallele, ma se sono così furba da non abbandonare la mia attività principale. È il tipico esempio d'esempio del tipico esempio d'esempio, sono brasata, dello sviluppo rurale. Quando c'è sviluppo attraverso il turismo, molto spesso le comunità rurali tendono ad abbandonare l'agricoltura, perché è molto difficile mantenere in parallelo le due attività allo stesso livello. E invece, così facendo, ti perdi una delle risorse turistiche, perché uno dei motivi di attrazione può essere, ad esempio, che quella comunità è particolarmente ancora caratterizzata da uno stile di vita rurale, magari sempre più specializzato sulla qualità dei prodotti, prodotti tipici, eccetera, eccetera, però se tu non mi fai più vedere come produci e non sei più, fra virgolette, autentico, il mio desiderio di conoscerti o di venire da te può essere, come dire, più basso. Ci
si possono perdere delle occasioni. E infatti va di pari passo con l'abbandono di attività tradizionali. Adesso c'è tutto un dibattito aperto, sempre a Rimini. Rimini è una fucina di innovazione, un laboratorio fantastico, perché tutto è esagerato e quindi c'è tutto. Con la CNA di Rimini stiamo cercando di montare un progetto per il recupero dei mestieri dimenticati. Ci sono tutta una serie di attività di artigianato artistico di livello elevatissimo, quello che fa le cornici, il gioielliere, non so, me ne vengono in mente di queste qui. Prego. Sì, esatto, che sono che si stanno abbandonando, e c'è il problema di assicurare una discendenza. I figli di queste persone non hanno proseguito il lavoro del padre, e questo impoverisce tantissimo la vetrina dello shopping, perché se io in centro storico ho l'artigianato artistico di qualità e non il franchising di una multinazionale piuttosto che dell'altra, il che appiattisce completamente quello che all'UNESCO chiamano historic urban landscape, cioè il paesaggio urbano storico, no? Perché io devo venire a fare shopping lì se posso fare esattamente la stessa cosa a casa mia, perché trovo a destra l'OVS, a sinistra, scusa, non si possono fare nomi, ma a sinistra Intimissimi e dall'altra ancora H&M e più in là, magari mi interessa di più andare nella determinata località perché c'è ancora il calzolaio tradizionale che ti fa la scarpa magari su misura senza facendotela pagare tanto quanto che ne so, un marchio di grido, eccetera. Quindi una cosa interessante può essere il recupero di attività tradizionali, ancora di più se per caso queste attività tradizionali sono connesse alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico del luogo. Ad esempio su Genova c'era il grosso problema, e questo è di nuovo un annoso dibattito aperto in Italia, fra gli artigiani, i bravi artigiani e i restauratori, perché ad esempio le imposte di legno di questi palazzi del 1300 le fanno gli artigiani, però solo se c'è un restauratore dietro che gli dice sì, questo lo fai così o questo lo fai colà, e come dire, è un savoir-faire, cioè è una competenza consolidata nel territorio che ti stai perdendo. Poi chi te lo fa? Il cinese te la fa l'imposta? Non ce l'ho coi cinesi, ma insomma, la Cina non ci salverà più, ormai abbiamo perso quel treno lì. No. Ci, esatto, ci avrebbe forse potuto salvare prima dell'89, ma ormai non ci salva più. Quindi ci sono magari da un lato l'abbandono delle attività tradizionali, ma dall'altro opportunità di aumento in un certo tipo di artigianato, eccetera. Poi consumo di spazio e mutamenti nel mercato fondiario e nelle proprietà immobiliari, questo è tipico delle grandi destinazioni. Può essere positivo da un lato l'adattamento dell'agricoltura alla domanda, ma bisogna capire che tipo di domanda è e in che modo e fino a che punto la domanda può essere influenzata. Faccio un esempio personale totalmente ridicolo. Ieri sera avevo una gran voglia di fave e cicoria. Fave e cicoria le mangio qua, ma a casa mia non la mangio, ok? E quello cosa significa? Che la mia domanda è di continuare a produrre il piatto tradizionale, quindi le fave, di andare a raccogliere le cicorie nel campo, eccetera. Impatto negativo tipicamente è l'impatto ambientale. Io, se voi non avete niente in contrario, la chiuderei qui, perché sono un po' brasata e ce ne andiamo a mangiare. Andiamo. Possiamo prenderci 7 minuti in più, sono i 53?
E poi magari cominciamo prima, facciamo meno pausa dopo, perché io comincio ad essere proprio stonata. Eh? Va bene? Ok. Allora. Cominceremo comunque alle 3 perché alle 3 è chiuso. Ok. Però possiamo comunque. Ok. D'accordo.